Siamo finalmente arrivate a Georgetown, nell'isola di Penang, e adesso giriamo un po' per cercare un ostello. Dopo il carnevale cinese. No, scusatela, non ce la fanno. Uno più glielo dice, più lei di coccio. Qua tra poco sarà il capodanno cinese, quindi stanno addobbando e preparando a tema, perché ci sono un sacco di cinesi qua in Malesia. Carnevale cinese. Carnevale, perché è periodo di carnevale in Italia, però in realtà è capodanno per loro. Volevo dire capodanno. Stiamo andando a Little India. Di solito c'è sempre Chinatown, Little Italy, invece qua a Penang c'è Little India. Ci dovrebbe essere il solito street food, anche se noi l'indiano non è che ci fa proprio impazzire. Primo piatto ordinato. Ma io sono andata istinto. Mi ha scritto Roti, mi ispirava, l'ho preso. Effettivamente una specie di crepe arrotolata con del curry molto spezzato, perché l'odore si sente da qua. Super piccante, anche se faccio finta e alla fine siamo finite in un ristorante. Secondo tentativo. La street food, il primo piatto non ci è piaciuto. Dovete sapere che a me non piace il cibo indiano. A nessuno delle due piace, però volevamo tentare. Quindi abbiamo verificato su Inan, che è praticamente il loro pane, e quello in teoria ci dovrebbe piacere. Proviamo. Piccante? Incredibilmente. E parte la full immersion, caldissimo. Mamma mia, si muore. Si muore proprio. Ti aspetta una lunga giornata. Entrate nella moschea e ovviamente le donne non possono avere braccia e gambe coperte e testa, e quindi non so cosa sembriamo secondo voi. Così. Un po' grossetto. Siamo vestiti rispetto alla loro religione. Ho preso anche di Plianglo. Sì, se riesco a leggerli sono curiosa. Una breve introduzione dell'Islam, i diritti delle donne nell'Islam e perché si contro il suo. Sono molto mia oggi, eh? Questa vasca piena d'acqua non è la piscina, ma è dove i musulmani si vengono a lavare per purificarsi. Partono dalle mani, poi la faccia, la testa e i piedi. Georgetown è molto famosa per la sua street art e per i murales, e infatti ogni via praticamente è piena di installazioni, disegni sui muri, piccole opere d'arte. Veramente figa. Fuori fa un caldo, è terribile. Quindi è ora di pranzo e ci siamo fermate in un ristorantino orientale. Tentiamo di nuovo la fortuna con il cibo cinese. Questa volta però le foto sono ispirano molta fiducia. C'è anche scritto qualcosina in inglese, quindi speriamo bene. Abbiamo capito che non c'è un vero e proprio cibo malesiano, o almeno non abbiamo trovato i ristoranti malesiani. Il menù non l'abbiamo ancora trovato, però vabbè, in un giorno è anche difficile. No, no, infatti diamo la scoperta, sono curiosa. Ordinate del Tahoe, sarebbe un
assaggiamo. Ed ecco l'altro piatto. Thank you. Dei noodles con le verdure e i gamberetti. Beh ragazzi, buon appetito. Ha avuto paura di un gatto. È passato la velocità della luce, poteva essere qualsiasi animale. Comunque siamo finiti nelle vie minuscole dove ci abitano. Ti sei messa l'adesivo? Sì, qua va di moda. Adesivo per entrare in questa piazza, c'è un tempio. So. Esatto, siamo a Cannon Street e c'è un tempio. Abbiamo pagato 10 ring a testa per entrare, che sono 2 euro. Cielo si chiama The Top, sotto dovrebbe esserci un centro commerciale, mentre in cima c'è un famosissimo balcone trasparente che dovrebbe dare una specie di sensazione di vuoto. L'ingresso è un po' caro, quindi non credo che saliremo, però è molto famoso. La strada è davvero caldissimo, quindi facciamo un'altra pausa in questo mega centro commerciale proprio sotto il grattacielo. Estremo all'altro, che qui dentro si congela. No, c'è l'aria condizionata, non freschino, altissimo, c'è proprio già i brividi, la pelle d'oca. Questo top da dentro è veramente brutto, tristissimo, un po' datato. Tra l'altro non troviamo l'ascensore. Eccolo. Ascensore 4. Ma come fino al 4? E come ci sei da 59? Allora, dove siamo finite? Siamo tornate al punto di partenza. Stavolta chiediamo, così non ci sbagliamo. Hello! The price is to go up? This one is package. Ah, ok, the package. What's included in the package? This package is all the attractions. That's the rate of package. Quindi? Questo è il pacchetto che può prendere tutto. This one is here. Costa 20 euro a testa per salire fino in cima e vedere tutto quello che c'è a vedere. Non si può salire senza pagare. Figo, però 20 euro a testa. C'è un rainbow sky, praticamente una specie di balcone tutto colorato e trasparente da cui si dovrebbe vedere tutta la città. Come dicevamo prima, cacciamo. Sfereremo il nostro budget di una lira. Gloria non ce la fa più. L'ho persa. Mi sa che continuerò la visita di Georgetown da sola. Tutto bene? Vero, tanto caldo. Vedo che sono molto rossa. Abbiamo solo una giornata, Glo, solo una giornata. Sfruttiamola. Dai, Glo, dai. Continuiamo il giro. Siamo arrivati alla fortezza di Gotha Cornwalls, una cosa del genere. Ma purtroppo è chiusa per ristrutturazione o stanno facendo dei lavori o qualcosa del genere. Colpa tua. Mi hai fatto camminare per mezz'ora quando io ero già stanca e vedi? Mi hai fatto camminare per niente. Però anche se la fortezza è chiusa c'è un bellissimo panorama, quindi ti ho fatto camminare per un bellissimo panorama. Sono cotta, mi sento un arrostino. Lo so, mi fate camminare 9 ore, 10 ore sul chioppo del sole. Vero? Chioppo del sole nel nostro gergo significa sotto il sole cocente. Andiamo a cena, va? Ci siamo prese una schifezza? Io ho scelto secondo voi? C'è un po' troppo salsa, eh? Però le patate in fondo sarebbero anche buone.
patate con formaggio, ma in realtà è solo salsa. Una montagna di salsa. È concentrata. Prepara le colazioni. Buongiorno. Pronta la colazione? Ci mangiamo un bel toast. Sei pronta per una lunghissima giornata? Come no? Pronte, pronte. Cariche. Mm. Lei si è fatta proprio il panino. Beh, duro da latte di sotto e marmellato. Ok, è arrivato il minivan. Si parte per Kuala Lumpur. Agnè è sempre lentissima. Vai, vai. Abbandoniamo il minivan per salire sul big bus. Ebbene, si parte. Ci vediamo a Kuala Lumpur. Direi che siamo arrivati. È difficile sbagliarsi perché ci sono solo grattacieli, quindi deve essere proprio lei, proprio Kuala. Siamo alla